Allora, un bel po' di sacchetti. Siamo pieni. Iniziamo da Penny, perché sono due supermercati diversi che abbiamo voluto cambiare. Facciamo prima i surgelati, se no ciao. Allora, vino bianco. Ho preso questo qua, sugo ai crostacei. Ne ho presi 4, mi sembra. 4 di questi, poi il tortino al cioccolato, solo uno, questi le brioche alla nocciola, ne ho presi 3 alla nocciola, poi dopo che si squagliano faccio veloce. I funghi, questi qua per la pasta, ne ho presi 2 e poi ho preso il contorno, questo qua, le patate, zucchero, cipolla della Calabria, ne ho presi 2 pacchi. Questo è il surgelato del Penny. Poi altro sacchetto, ho preso il volantino, questo qua, 1 euro un punto, e abbiamo scaricato l'app, e hai questi qua, ci sono anche i punti, ma non so neanche se l'abbiamo provato a farla prima. Poi ho preso un regalino per la mia collega che fa il compleanno, io ho preso questo, poi ho preso questo, il donut, a 99 centesimi, questi qua, il tomino, ne ho presi 2, uno, 2 che erano in offerta, 2,82 e 2,67, poi risotto porcini per una cosa veloce quando non ho tempo, cotto tacchino alle olive, l'ha preso lui. Latte vino insalata, la bufala, un'altra confezione di porcini, quando ovviamente sono veloce, questo qua il salame per provarlo, che c'era anche il tagliere, ho detto ma sì, ho preso questo, peperoni, 3 peperoni, forse ne ho preso un altro, il gorgonzola a 5,15 euro, sì, ho preso anche la birra peroni, poi c'è l'insalata, non ho preso sempre la tughino, questo è per i conigli, l'insalata 2, poi galbanino, poi la nuvola, questa qui, altra mozzarella di bufala, altra nuvola, poi altro formaggio 2,49, la simmental anche qua costava poco a confronto dell'esse lunga, lo yogurt, questo qua l'ha preso lui ma a me non mi piace. Lo snack, questo qua, il cocco, per provare. Adesso il budino anche per Philadelphia. Poi ho preso il sake bon a manzo. Il tonno, cos'è? Insalata di tonno, mi sembra che ne ha presi 2 di questi. Poi Wurstel, che io non li mangio ma li mangia lui. Poi ho preso questo qua, che è il salame di pollo e bovino, voglio provarlo a vedere se è buono. Comunque questo. Poi Philadelphia 2 di Philadelphia e peperoni. Non ci sta più niente. E la pasta ai tagliolini, ne ho presi 2 pacchi.
occhi. E già due. È andato. Scelto il colpo. In poche parole. Poi bibite dalla pesca e la Coca-Cola. Poi ho preso l'acqua, questa qua per il lavoro, tanto poi la riempio nel mio frigo. Succhi di frutta d'albicocca ne ho preso un po'. Carta igienica per adesso, però di solito la prendo su Amazon. Poi questo sacchetto ve lo faccio vedere dopo. Succhi, ho preso questo qua tropicale, un altro vino bianco, un'altra acqua per il lavoro, arancia, altro succo tropicale, poi questo qua la frutta e un altro l'arancia. Qua invece c'è questo che è buonissimo, questo non mi ricordo se era... non mi viene il nome. Comunque buono, ne ho presi due, un altro di questo, sempre a 99, ne ho presi due. Le uova con i funghi, questi qua. Gli altri li ho presi ma non ho capito il perché. Non c'era il codice barre. Comunque era qua, era questo qua, ma va bene. No, non c'era. Di là non c'era, non l'hai visto? No. L'ho visto anch'io che non c'era. I pomodorini. Questo infatti gli ha chiesto se c'aveva il codice il taleggio barbe. Sì, allora vendono le cose e poi alla fine cosa vuol dire? E dovevano no. Non c'è. Vabbè. Comunque questi poi altro succo alla pesca, poi le banane, qua ho preso il pollo, questo qui, pizza per il lavoro per domani, ne ho presi due. Ah, le pizze a 1,19 euro. 1,19 euro. Poi questo, piselli e carote. Un altro sake bun, ogni tanto, non sempre. Altra bicocca. Queste le pesche, altro formaggio 4 euro, questo qua è al pistacchio, boh. Comunque un'offerta. Le birre, queste qua 2. Poi ho preso questo che è la burrata, 11,49 euro. Ce n'erano 3, offerta speciale, ho preso tutte, era l'ultimo. Ho preso anche questi qua per l'ambiente, profumo vaniglia e magnola. Dicono che è buono, proviamo. Ho preso uno di questo e un altro. Questo è l'orchidea, sperando che è buono l'odore. Poi un altro peperoni. Poi queste sono... l'ha presi lui, mi viene il nome, il cetrioli. Poi qui c'è un altro di coso, piselli eccetera, salmone e gamberi per provare, boh, mi ispirava, aglio, non lo so, io l'ho preso perché non mi ricordavo se c'è. Poi l'olio, questo qua, e le carote, questo qua, le carotine. Poi, altro sacchetto, aiuto, del Penny. Questo è del Penny. No, questo qua non è di Penny, è del gigante, per cui vuol dire che
quello del penny. Questo forse dovrebbe essere il sacchetto del penny. Allora, ho preso la Nutella, questa qui, due pacchetti per il lavoro. Poi dal gigante abbiamo preso l'olio, questo qua. Poi cornetti Kinder, perché c'è la promozione che vinci la caraffa per mettere la spremuta, e allora con 20 euro spesi prendendo le cose della Kinder hai quello in omaggio, per cui ho preso, speriamo che è giusto, Kinder cornetto al cioccolato. Questo qua, fetta al latte, sempre Kinder. Cereali che non ce l'avevo, mancavano. Poi pancake, questo qua della Kinder, dato che c'era la promozione, allora ho preso anche questi della Kinder. Cioè, promozione nel senso che hai cosa, se no neanche li prendevo. Cornetti pesca albicocca, ma questi li uso per il lavoro, per il tanto. Poi questi, che è i biscotti, quelli che uso per il tè, che mi erano finiti. Poi due confezioni di Santa Lucia, uno e due, questo qua. Questo è dal gigante. Poi, se non sbaglio, scusate, ma qua la roba è... Allora, questo dal gigante, ho preso le barrette fondenti per il lavoro, il burro, sempre questo che ci troviamo bene, i biscotti che non ce l'avevo, la raccolta punti non la faccio perché ora che li prendi tutti ci vuole un bel po', comunque biscotti. Poi questo formaggio del gigante, boh, volevo provarlo. Poi ho preso questi, sono tipo della Sardegna, non lo so, alla menta, e volevo provare. Poi ho preso la pasta sfoglia, questa qua rotonda del gigante, provo a vedere com'è, se è buona, perché ci sono certe paste sfoglie che sono troppo leggere e si rompono quando li cucini, per cui due. Poi un altro di burro, due pacchetti, altro succo alla pesca, lo strecchino, il caffè, questo qua che per adesso non abbiamo la macchinetta e usiamo questo della Moka, un'altra confezione di questo sempre per provare, questo era in promozione il tonno, ho preso questo. Poi dado, quello classico, queste biscottate, non devono mancare col tè, e due di pan bauletto. Sono arrivati i pan piattini pure, che figo. Per cui un punto ogni prodotto, acquistando ogni 18 punti ricevi un set da due piattini. Se 18 punti è impossibile, cioè ne devi prendere tanti di questi. Direi che non lo faccio. Comunque due di questi. E poi per finire la Nutella, sperando che quella giusta, che non ho sbagliato, perché sennò questa qua. Io questa la prendo solo se c'è il concorso, se no neanche la prendo. E gli scontrini dovrebbero essere questi. In teoria l'altro scontrino del penny non lo so dov'è. Dovrebbe averceli lui. Io non l'ho visto, o almeno che questo, mamma mia che carino. Allora, questo è quello del gigante, i prezzi sono questi qua, ma mi sembra che l'ho detti. In più abbiamo preso anche le sedie a 9 euro qualcosa, le sedie per il giardino. Allora, totale del gigante 112,91 solo nel gigante. Questo dovrebbe essere, questo invece del penny,
questo del Penny. Questi sono i prezzi. Non è che, cioè, un po' li ho detti, comunque non è che posso stare, cioè, lo scontrino è gigante, come vedete. E abbiamo speso totale 241,69. E vediamo se c'è raccolta punti, punti accumulati. Di già 240 punti abbiamo fatto. Dove? Sulla tessera. Ogni... Beh, non è male però. Solo per... Cioè, non lo so, adesso stiamo provando altri supermercati per vedere come sono, per provarli praticamente tutti nuovi, per cui questa volta abbiamo provato sia uno che l'altro. Allora, vi devo dire che la differenza, forse preferirei il Penny, perché il gigante è come il Bennett, che in poche parole costa un po' troppo, infatti come vedete. E poi è grandissimo e per fare la spesa ci vuole tanto. Poi con quello che compri, non lo so, era un po' troppo incasinato il supermercato. Non è che mi è piaciuto molto. Invece col Penny in un'ora, secondo me, siamo riusciti a fare la spesa, a prendere tutte queste cose qua. Dal gigante per prendere quattro cose, comprese queste qua dalla Kinder, ci ho messo 2 ore e non abbiamo preso un cavolo. Per cui non so se... Secondo me il gigante va bene solo se devi comprare qualcosina, 2 o 3 cose, tipo una mini spesa e basta, perché sennò non so se conviene molto. Fatemelo sapere comunque se andate. E questo forse potrebbe essere buono come supermercato, perché ho trovato tante cose e dovrei aver riempito il frigo, in teoria. Quella è la scatola dei gatti, ma non ve la faccio vedere perché tanto a nessuno interessa il fatto del mangiare dei gatti, perché sennò... Però se vi interessa anche sul mangiare dei gatti che ho comprato e cosa gli compro, fatemelo sapere sotto qui, che così almeno vi farò vedere anche quello che compro ai gatti. E niente, la carne ovviamente non l'abbiamo presa perché la prendiamo nella nostra macelleria di fiducia, ormai sempre su quella. E invece la pasta ce l'abbiamo, per cui ho detto non la prendiamo e cambiamo un po'. Per il momento forse sono soddisfatta, adesso proveremo tutte queste cose se sono buone e poi vi faccio sapere. Anche questo che l'hanno consigliato una ragazza su Instagram, e proverò anche questo e poi vi farò sapere. Comunque questa è la spesa enorme e basta, uno svuoto e la spesa gigante. Non so quanto basta, però vedremo, perché comunque vi ho mostrato tutto, se non sbaglio, sì. E niente, per cui questa era la spesa. Adesso vedremo quanto basterà, se basterà più dell'esse lunga oppure no, oppure forse è meglio andare 2 volte, devo valutare. E niente, abbiamo preso pochi succhi perché ho detto vabbè, prendiamo pochi, massimo poi ritornerò ancora e ne prendo di più. Però sul fatto delle bibite c'era poco, anche i succhi, confezioni così. Confezioni? No, ci sono quelle confezioni tipo bibite, quelle di plastica, tipo come l'acqua. Invece ho visto che c'erano solo quelle ed era vuoto, per cui non è che vale tanto per le bibite, secondo me. Per me sono chi in confezione. Però, questo invece l'hai preso al Penny, per cui già è buono. Io non la bevo la birra, la bevono chi viene o lui, ma se no non la bevo. Comunque niente, fatemi sapere se anche voi andate al Penny o al gigante. Io per adesso ho provato questi 2 supermercati. E comunque la mia scelta è di più sul Penny che sul gigante. Adesso vado a vedere se ho vinto la caraffa con lo scontrino, perché non lo devo perdere. E niente, ci vediamo al prossimo video. Sì, al prossimo video. Ciao.